Ciao ragazzi, sono Falcone Varoni, sono qua con un nuovo episodio di For Honor per affrontare il nuovo evento di questo periodo, attivo fino al 27 febbraio e ci stanno i fuochi d'artificio un po' ovunque, per cui immagino sia una cosa particolarmente appassionante, o quantomeno lo spero. Giostra del fuoco, una giostra della morte con un tocco di fuoco. Come al solito si vince quando gli avversari muoiono contemporaneamente, raccogli bonus al danno per battere il ferro finché è caldo, evitando i geyser di fuoco che li circondano. Ah, ecco, quindi sarà piacevolissimo e speriamo di portare a casa un po' di soddisfazioni. Allora, siamo tantissimi in uno spazio ristrettissimo. Non me la. Ma è tipo The Witcher come atmosfera. Allora, il mio Kensei me l'hanno già rubato, per cui ho dovuto soprassedere prendendo altro. Ma il mio compagno dov'è? Cioè il mio avversario attuale. Con molta calma. Per panico. Sì. Ok. Chi è rimasto? Vabbè. È surreale il bordello che si respira qui dentro. C'è la miseria. Ma porca miseria. Comunque è un tipo di evento che non ho mai sperimentato perché gli spazi sono talmente stretti che si crea un caos allucinante, niente. Bravissimo. Aiuto. Carissimo. Questa musichetta la dona un soldo al tuo Witcher e. No, 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 no. Vabbè, sei un maledetto. Sei un maledetto. Sei un maledetto. Ogni volta che si muore si impiegano 5 secondi più a rinascere. Ovviamente vince poi la squadra che riesce a eliminare tutti gli avversari contemporaneamente nel medesimo. Diciamo che qua regna un po' il bordello piuttosto che qualsiasi altra cosa. Io non so da che parte devo guardare. Sono un po' confuso. C'ho cose che appaiono da ogni angolo. Che miseria. Perché stai lì a farti malmenare? Perché partecipi agli eventi se non te vado a perdere tempo? Vabbè, meno male. Aia. Calma. Dai. Ok. Ah, se non conclude il morso non. O meglio, se non conclude l'animazione. Niente, abbiamo perso. Sì, comunque io protesto ufficialmente per quel morso non andato a segno, eh. Perché aveva già muzzicato, per cui dovevo già averla ottenuta l'energia. Invece non ha finito di alzare il collo e di conseguenza non ha assorbito ciò che doveva assorbire. Ah, è a più round. Sì, però perché la. Vabbè, capirai, già siamo in tre e non è gradevole questa cosa. Tocca fare un miracolone. Il panico. Vabbè. Ok, hanno trovato il modo per glitchare tutto. C'è anche qua il balzo, no? È allucinante. Eh sì, vabbè. È allucinante che il balzo. Mamma mia. Che il balzo venga disinnescato da un passettino all'indietro. Cioè, se io te carico. E te carico bene. Passettino indietro fa cambiare poco l'esito della mia caricata.
È sgradevolissimo che ci siano queste piccole cose. Ma adesso parlo della sottigliezza, qua ci piglieranno a schiaffi. A prescindere, con grande facilità, non è minimamente fattibile. Ma non... nel senso, se avessimo qualche tipo di bonus nel rimanere vivi... Ma qua manco Mr. For Honor riesce a fare qualcosa adesso. Sono perennemente in 4 contro 1. Chiunque esce viene gonfiato a sangue. È complicato. Non penso ci sia alcun tipo di speranza. Manco se questi giocassero con una mano sola. Sebbene... Se sta un attimino a scaldare l'ambiente qua. Non so da che parte andà. C'è questo tragico problema. Mamma mia. Bravissimo. Fai il miracolo. Fa male al cuore vedere il modo in cui veniamo perennemente brutalizzati dal nemico. No, 4 contro 3 non si può fare. Questo tipo di evento non è realmente fattibile l'inferiorità numerica. Bisogna assolutamente fare qualcosa. E allora, io adesso magari il prossimo giro lo proverei col Kensei, perché quando c'è il mucchio... Nel caos più totale, forse la sicurezza del mio main può garantirmi un po' più di tranquillità. Ma hanno rubato di nuovo il Kensei. E se può fa poco. Devo per forza andare. È il destino che mi spinge verso di lei. È il destino. È il destino. Vieni qui. Oh. La dannatissima stamina. Maledizione. Io già faccio fatica a gestire la mia stamina col mio main, figuriamoci. Perché vi accanite? Molta calma. Ok, grazie. No. Io non vedo niente. Niente, vabbè. Quando gli via che... Che frustrazione. Dai, su. Se questo qui non continuasse a rubarmi il Kensei da due partite. Il dito più veloce del West. Ah, pure i draghi. Ah no, è vero il drago. Vabbè. Aiutissimo. Ok. Bene. Ma voglia farà. Vabbè. Comunque è una modalità delirante questa. Cioè peggio della battaglia campale, di quelle proprio toste vere. Non possiamo perdere anche questo round. Forza. Ok. Allora.
Vabbè, ma basta che sfioro sta fiammella, maledizione. Ovunque uno si trovi, sta fottutissima fiammella. Poi ci ho visto cadere 34 persone. La prima volta che vedo uno che si brucia sono io, ovviamente. Non me l'aspettavo, minimamente. Io ho contribuito zero, praticamente. Ho fatto veramente il coso, la vittima sacrificale. A me comunque non. Oh, io qua te volevo. Ma non puoi schivare sempre. Mannaggia la miseria. Ma fatemelo fare a me la kill. Maledizione che sto con un'anticchia di vita sto. Vabbè, allora. Oh, t'abbiamo cotto, finalmente. Sì. Oh, allora. Chi è il prossimo? Io vado da qualcun altro. Ecco, tipo. Quando gli è via il momento incontinent. Non riesco a reagire. Non riesco a reagire qualunque cosa accada. Comunque, per adesso sono ultimo, ovviamente, ma. Pieno proprio. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Qua è tosta, eh. Supposizione per il mio che sei, maledizione. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Dovrei giocare un pochino più sulla difensiva perché. Allora, uno dei loro si è sconnesso. Io odio la gente che si sconnette in corso d'opera. Mamma mia, questo. Grazie. Non riesco da inizio evento a completare una pugnalata con conseguente morso andato a segno. Ogni volta o arrivo corto di stamina, oppure come prima mi rubano il morso nel momento più bello di sempre. Perché penso che. Se riesco a vincere anche questa, grosso modo. Tu guarda se riesco una volta. A fa quello che dico io. Niente, io devo andare a fare la mischia a tutti i costi e finita questa perché sto dando i numeri. Ho bisogno di malmenare qualcuno con una certa continuità. Sperando di beccare uno che si possa effettivamente fare a pezzi come si deve. Comunque, evento affascinante sotto certi versi, delirante sotto altri. Cioè, è bello combattere in così tanti, in così poco spazio. Penso sia effettivamente la prima volta che accade una cosa del genere. Venga, venga.
Aiuto! Aiuto! Non riesco a fare niente. 30 secondi di rientro. Quante volte sono morto? 52! Che figura di me. Vabbè. Poi questi altri non muoiono mai? Sono sempre lì. Poi c'è, io faccio talmente tanta fatica già di mio, che se ci metti pure il contesto caotico in cui si ragiona pochissimo, è normale che io poi faccia peggio del solito. Ma loro col bot riescono. Complimenta. Ma sarò deficiente? Sì, penso di sì. Questa è un po' la riprova definitiva della mia enorme intelligenza. Oh, non riesco a pararne una, Voglio uscire da questo evento. Fatemi fare una cosa normale. Io sono già morto due volte in... Mamma mia, niente, mi hanno preso di punta. Oh, è una cosa... vabbè. Cioè, neanche per sbaglio riesco a parare. In quest'ultima parte poi neanche per sbaglio. Veramente imbarazzante. Chi manca? Oh, dai, su. Abbiamo chiusa con cattiveria e rapidità stavolta. Io ovviamente ho dato un grandissimo contributo nel tenere impegnati i nemici. Bene. Voglio fuggire da qui il più velocemente possibile e andare a fare una mischia col mio Kensei. Posso fare... No, anzi, vi dirò, voglio fare una mischia con la sciamana. Perché... sono convinto che in un contesto un po' più sereno si potrebbe fare qualcosa di un po' più appassionante. Allora. Ok. Fatemi uscire di qui. Per pietà. Per pietà, ecco. Ok, allora. Se ci fate vedere... Dunque... Sì, duello, perché mischia è praticamente vuota da quel che vedo. Se mi fate vedere... Niente, non mi fanno vedere. Allora andiamo a farci un duello uno contro uno, dai. Primo round. Allora, adesso io devo dimostrare che il pessimo rendimento era figlio del ping. Dell'input lag. Di tutto quello che ci può stare in un evento con 8 persone. E non della mia incapacità, no, perché io... Io non sono scarso a questo gioco, no, di più. No, a parte scherzi, spero vivamente che adesso con un po' più di calma si riesca quantomeno a parare i colpi dell'avversario, ecco. Oh, dai. Qua mi viene almeno, è un miracolo. Venga, venga. Qua devo dire che non ho fatto brutte figure, dai. Almeno sto primo round è andato liscio. Perché, insomma, io ho bisogno di calma, di pace intorno a me per dare prova di forza. Ce la posso fare? Ce la posso fare. Venga, venga. La prego. Sia propinqui. Ero convinto che fintassi. Sì, però se me fa... Mazza che sveglia che mi ha dato. Ha rosicato, il primo round ha rosicato e mi ha veramente brutalizzato al secondo. Mazza. Terzo round. Allora, spazi stretti. Più adatti a lui probabilmente che a me, ma... Venga, venga. Stavo per fintare... Oh, ma che te sei preso? Che te sei impasticcato? Niente. L'ho perso.
Con quella parata l'ho persa. No, comunque devo ancora farne di strada con la sciamana per diventare accettabile. Ho dei momenti in cui entro in una sorta di stato di grazia, quasi inconsapevole, ma in senso assoluto sono abbastanza rivedibile. Quando mi viene questa serie di combo, eccetera, diventa intrigante, ma il problema è che me deve venire. Ah, bello. Bene, 2-2, non pensavo che l'avremmo centrato il 2-2, onestamente, però vediamo se si riuscisse a portare a casa la vittoria. È quello che ogni tanto riesco a fare delle buone cose, ma non è una costante, cioè devo... Mi deve venire quasi per sbaglio, ecco, non è... Non ho ancora quegli automatismi che dovrei avere con un eroe come questo. Se riesco a andare a fondo col morso... Se riesco a portare a casa un morso durante il round è mia. Il problema è che non sempre riesco a fare quella meccanica e quella serie di mosse in serie che mi portano poi a... Però è tosto, è un personaggio molto più complesso di quanto non appaia, perché se sbagli la serie di mosse che ti devono portare a quella conclusione, ti esponi sia in termini di stamina che di posizione a tutto quello che è l'assalto nemico. Io gli darei una rivincita, ma... Se mi per... No, se n'è andato, niente. E allora approfitto, chiudo così per una volta che mi ha detto bene. Per cui, niente, ragazzi, io vi invito a, come sempre, consigli, suggerimenti, specialmente con la sciamana, perché appunto vorrei dargli un po' più di spazio, per quanto appunto vorrei variarli un po', tutti quanti, dopo tanto tempo, per vedere un po' se magari attraverso rifiniture varie fatte dagli sviluppatori. Magari mi posso trovare più o meno a mio agio con degli eroi vecchi che magari non provo da un bel po'. Per cui niente ragazzi, un abbraccio a tutti, noi ci vediamo alla prossima.